Salve a tutti ragazzi, allora, essendo che sapete in questi giorni, in queste settimane, dopo tutte le guerre degli antiventini verso e contro la Juventus, si è tirata diciamo, la provocazione di andare a giocare in altri campionati e soprattutto di aderire a questa Superlega europea. Per quanto riguarda gli altri campionati, è impossibile, ok? È inutile che continuiamo a romperci le balle. È impossibile andare in altri campionati, giocare in altri campionati. Quello che era più probabile era la Superlega europea, anche se fino a che c'è questo presidente UEFA, adesso non mi ricordo il nome, ha detto l'altro giorno che fino a che ci sono io, la Superlega europea non se ne parla per niente. Allora ho detto, vabbè, faccio un sondaggio sul gruppo delle pelle degli antijuventini, che siamo in parecchi lì, ho detto, voglio sentire in democrazia così. Sentire anche le motivazioni degli altri e cosa pensano. Allora ho fatto questo sondaggio e alla fine ho scritto: sareste diciamo a favore di questa Superlega europea? C'è scritto sì, no o indifferente. E devo dire che è stato abbastanza un risultato sorprendente essendo un gruppo juventino, perché siccome molti dicono che gli juventini non sono obiettivi, io sono sincero, ho votato sì, sono a favore della Superlega europea per vari motivi che ho già elencato in precedenza, ma questo non vuole essere un video delle mie motivazioni, ma delle motivazioni degli altri. Più di 20 persone hanno votato no, sono contro la Superlega europea e solo una decina hanno votato sì. E questo sta a significare che molti sono disposti, diciamo, a prendersi le ire degli antijuventini tutto l'anno, ma avendo comunque questo campionato, la Champions League, la Coppa Italia, senza diciamo mescolare campionato e Champions League in una sola lega e far sì che le altre squadre nel campionato italiano muoiano di fame in poche parole. Io sinceramente questa gratitudine, scusate, ho sbagliato termine, questa beneficenza, tra virgolette, non mi sento di farla, ok? Guardo gli interessi della Juventus, dato che ci sono tifoserie che ci sparano merda tutto l'anno. Però poi, se andiamo a parlare e ragionare, ci sono dei fattori che, parlando di una Superlega ipotetica che potrebbe concretizzarsi, ci sono dei fattori per la quale è difficile che avvenga e, diciamo, non conviene a nessuno che avvenga. Perché? Perché ci sono vari motivi. Ad esempio, uno dei tanti che ho letto i commenti e molti mi hanno scritto sta cosa: non è giusto che ci siano delle squadre in quella Superlega, e ovviamente parlo solo di Juventini, che ovviamente è un gruppo di soli Juventini. Non è giusto che nella Superlega ci siano squadre fisse e così, diciamo, si proibisce ad altre squadre di entrare nella storia. Io sono parzialmente d'accordo, ma non totalmente, perché alla fine in quelle squadre lì, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Inter, Milan, sono queste che alla fine, se guardiamo, sono 150 anni di storia praticamente, e sono sempre state queste le squadre che sono entrate nella storia. Sono state delle eccezioni come Nottingham Forest, quando alla fine la Champions League era poco competitiva, la ex Coppa dei Campioni, altre squadre, però alla fine, se guardiamo bene, sono sempre le solite società, le solite squadre a essere nel giro delle migliori. Questo, quindi, non penso che cambierebbe tanto nel futuro. Questa è la mia opinione. Poi, altri discorsi, che hanno votato no, morirebbe il calcio. Morirebbe il calcio, morirebbero le realtà medio-piccole, come l'Atalanta, come Sassuolo, come queste squadre qui. Ma allora, io mi chiedo, noi ci facciamo questi problemi? Le squadre medio-piccole non si fanno dei problemi per dare una mano alle squadre grandi di competere a livello internazionale. Allora, se si viene incontro tutti, allora è un senso. Se no, se le squadre medio-piccole pensano solo ai propri diritti televisivi senza calcolare che magari le squadre big possono andare anche per i cazzi loro a promuovere il proprio prodotto o quantomeno collettivizzare il prodotto, che è giusto, però non consegnare alla pari i soldi, insomma, dei diritti televisivi, perché ovviamente una Juventus porta più gente rispetto a un'Atalanta, tanto per, e quindi è giusto che alla Juventus si diano più possibilità di portare i campioni
in Italia, se si vuole che il campionato italiano cresca. E quindi, se noi dobbiamo calcolare il bene delle medio-piccole, sarebbe anche ora che le medio-piccole, insomma, calcolassero il bene per le grandi squadre italiane, perché poi, se si vuole, ripeto, competere a livello internazionale, poi qualche settimana fa è successo proprio che le 4-5 big, che alla fine big c'è solo la Juventus, però anche le altre 4-5, Napoli, Roma, Fiorentina e quant'altro, sono uscite dalla Lega incazzate proprio per diritti televisivi, che le medio piccole sono abbastanza egoiste, capitanate da Lotito della Lazio, tra l'altro. Vabbè, a parte questo, allora sì, sono d'accordo su questo, sono d'accordo che alla fine morirebbe il calcio, però io sono dell'idea che alle grandi squadre gioverebbe molto, perché comunque ogni cazzo di settimana è un big match praticamente, e quindi ogni settimana avresti degli ascolti allucinanti. Molti mi hanno detto: ma diventerebbe come l'NBA. Ma io ho fatto l'esempio, come ha fatto Agnelli un anno fa a Sky, l'ho detto: l'NFL, che dovrebbe essere tipo football americano, non vorrei dire una cazzata, ha 250 milioni di tifosi e fattura 7 miliardi di dollari. Il calcio ha 2 miliardi di tifosi e la Champions League fattura 1 miliardo e 700 milioni. Quindi, calcolando i giusti rapporti, sono praticamente 3 volte tanto. Calcolando i giusti rapporti, ripeto, 3 volte tanto i soldi, il fatturato dell'NFL rispetto alla Champions League. È rivolto a 5 volte in meno l'utenza finale. Questa è una cosa che bisogna ragionarci. E quindi bisogna fare qualcosa perché questo cambi, insomma, perché il calcio comunque è lo sport più seguito al mondo, però è quello che fattura meno di tutti rispetto ai grandi sport come appunto football americano, l'NBA e questi sport qui. C'è un problema che bisogna risolvere. E secondo me con la Superlega europea si risolverebbe molto questo fatto. Poi ripeto, ci sono molti che hanno detto di no, la maggior parte perché appunto non avrebbe senso, sfavorisci le squadre medio-piccole, il campionato non sarebbe più, cioè, praticamente morirebbe il campionato italiano come molti altri. Sono d'accordo in parte, però bisogna anche trovare una via di mezzo. Se si vuole far crescere il calcio a livello mondiale come sono altri sport, perché ripeto, il calcio è lo sport più seguito, ma è quello che fattura di meno rispetto agli sport big, bisogna trovare una metà via, perché così il calcio secondo me non va da nessuna parte. Il calcio internazionale, figuriamoci quello italiano. Questo comunque sono d'accordo alla fine con tutti, sono contento di aver avuto abbastanza riscontro su questo sondaggio. La maggior parte comunque in democrazia tra virgolette avrebbe vinto no di non andare in Superlega europea, quindi spero che i grandi potenti del calcio nostrano, ma anche a livello europeo, trovino delle soluzioni, magari non per, diciamo, far morire le squadre meno conosciute, però per agevolare di più, ecco, le squadre più conosciute, più blasonate. Questo sì. Questo è quanto, ragazzi. Vi auguro buon proseguimento e sempre fino alla fine. Forza Juventus!